Avete mai avuto quella paura di essere soli a casa e che qualcosa di terribile potesse succedervi? Questo gioco sembra che parli proprio di questo. Parla della vostra ex. Veramente, parla della tua ex questo gioco. Non della tua nello specifico, ma nell'ex di questo qua. Allora, lui la pensa, dice, ah, mamma mia. Aiuto. Che giornata faticosa, come al solito. Il suo nome è Ian Cool, 24 anni. Un uomo molto fortunato che ha trovato una ragazza carina di nome Yuna. E insomma la sta frequentando da mesi. Non è proprio la sua prima ragazza. L'ultima mi ha dato un po' di problemi. Ad ogni modo è la più carina della compagnia. Sono veramente fortunato ad averla come ragazza. Però ultimamente sono sempre pieno di lavoro. Devo andare a fare gli straordinari e lavorare pure da casa. Eppure oggi sono dovuto stare fino a tardi al lavoro. Mamma mia, non posso mai godermi delle serate con la mia ragazza. Volevo stare con lei così tanto, ma perché proprio oggi? Sono veramente un ragazzo terribile. Yuna sarà sicuramente triste per ciò. Almeno la chiamerò al telefono e cercherò di parlarle. Cavolo, insomma, un rapporto un po' travagliato. La ama tanto, però è distrutto dal lavoro. Ne so qualcosa. Ma aspetta, da dove arriva questo odore? Ma non riesco a respirare. Viene da qualche parte nella casa, di sicuro. Forse so cos'è. Però non posso risolvere niente dato che non vedo niente. Ho bisogno di una luce. Ho una torcia? Dimmi che hai una torcia. No, non ho una torcia. Ehi, ragazzo. Ok, ok. C'è la luce lì. Va bene, premo Z e accendiamola. Bene. Ok, sembra carino, sembra interessante questo gioco. Finalmente un RPG Maker. Aspetta, ma le luci continuano a spegnersi da sole. Forse il bottone è rotto? Dai, riproviamo. Non sarà sicuramente un mostro in casa. Ok, item, cos'ho? Ok, salviamo la partita per sicurezza. E ripremiamo Z. Bene. Ok, questa è la cucina. Ho lasciato... No, chiudi qua. Ho già pulito i piatti ieri. Ed è tutto pulito qui. Allora, il frigo è quasi vuoto. Sarei dovuto andare al supermercato. Mannaggia, insomma, questo non ha neanche il tempo di mangiare. Mi ricorda qualcuno, mi ricorda. Devo capire da dove arriva sto odore. Vediamo se è per di qua. Ok, sì, c'è del fumo. Oh, non riesco a vedere bene. Dov'è la luce? Accendiamo qui. Sì, sì. Ma cos'è? Incenso? Cosa sta bruciando? Gli spaghetti istantanei che ho mangiato 2 giorni fa? Aspetta. Ragazzi, voi non potete capire che odore. Buttalo nel cestino. Devo sistemare sta roba. Ok, ho preso il piatto sporco e lo mettiamo nel lavandino. Mi sa che non era che stava bruciando, ma praticamente era solo cibo di non so quanto tempo. Non pulisco la casa, per quello mi sto sposando, per avere qualcuno che mi dia una mano a pulire la casa. Era questo l'obiettivo. Veramente, non devo più rimandare sti lavori, altrimenti muoio di puzza, puzza, puzza che puzza. Sì, anche qua. Anche qua, non ho pulito. Che schifo. Quindi era da qui che proveniva tutto questo odore. Ora che vedo meglio, è pieno di panni sporchi. Non ho avuto tempo, dato che ho lavorato tutti questi giorni. Mamma mia, c'è l'odore proprio di sudore marcio. C'è l'odore di sudore marcio. Vabbè dai, lo farò nel weekend, non ho altra scelta. Non ho tempo, chiudiamolo e lasciamolo lì. Dai, se chiudo la porta farà meno odore. Pensavo che mi sarei riposato un po' a casa, ma guarda quante robe ho da fare. Vabbè dai, finalmente posso un attimo riposarmi. Andiamo al computer, che devo chiamare Yuna. Che non so se mi sposerà, se capirà tutte queste cose. Se sente sto odore mi sa che mi mollerà domani. Vabbè, c'ho più delle ragnatele, vedete? Cioè, la mia casa è distrutta. Prima ho visto delle crepe, adesso delle ragnatele. Vediamo. Yuna è online? Guarda, un rapporto proprio a distanza anche online. No, ma è offline. Pensavo che non dormisse a quest'ora. Come mai? Strano. Molto strano. Sarebbe stato molto utile se il mio telefono non si rompesse. Ma siccome sono molto fortunato, adesso è rotto e non ho tempo di ripararlo perché sono sempre a lavoro. Vabbè, niente che possa fare. Andrò a dormire dopo aver guardato un po' di SNS. Vabbè, vediamo un po' cosa dicono gli SNS. Ma questo è Twitter. O Paper Whipper. Oh, guarda, Harmony ha lasciato un post. Non posso lasciargli like perché sono molto timido. Chi è sta Harmony? Wow, parlano di una pizza di mezzanotte. Sarebbe veramente buona. Ne vorrei tanto adesso. Forse dovrei ordinarla. Questo qua si lascia scammare dai messaggi. Oh, è Yuna! È Yuna, ha scritto, si chiama Madness.
Ma perché non mi ha scritto col cellulare alle SNS? Sta anche scrivendo dei messaggi. Magari è urgente. Ok, gli provo a scrivere. Dove sei stato? Ti stavo cercando. Aspetta che gli rispondo. Tesoro, che è successo? Sei appena tornato, vero? Sì. E sai, scusa se non sono potuto uscire con te. Ero preoccupata. Ho bussato alla tua porta senza saperlo. Cosa? Aspetta, ma non ha mai parlato in questo modo prima. È un po' strana. Ehi, di che stai parlando? Siamo andati a casa alla stessa ora, lo sai? Ah, che peccato. Potevo prendere un po' di più tempo. Cosa? Tu non sei Yuna. Chi sei? No, questa non è Yuna. Che cavolo? Indovina chi? Ci vedremo presto. Aspetta lì. Cosa? Nani? What? Ma che sta succedendo, ragazzi? Cos'è successo a Yuna? Qualcuno sta parlando al suo profilo. Wow! Wow, 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 wow! Questo mi ha spaventato. Qualcuno mi ha staccato la corrente. Qualcuno mi ha staccato la corrente. È un blackout. Il telefono. È una telefonata. Ma chiamarmi proprio ora? Magari è lo stesso contatto di prima. Non riesco a vedere niente. Andiamo piano. Il telefono è nella stanza sinistra del lavandino, giusto? Non lo sa neanche lui. Proprio vive distaccato. No, sto sbagliando. Dovrebbe essere qui. Sì, sì. Ok. Il telefono, ragazzi. Mamma mia, non so cosa è successo. Pronto? Pronto, pronto. Pronto. Chi sei? Sono io. Ne è passato del tempo. Ti ricordi di me, giusto? Tu sei l'impostore. Sus, bellissimo. È l'impostore. Come hai preso il mio telefono? È così importante? Non ti diverte la nostra riunione? Perché lo dici con quella voce strana? Non dire niente di stupido. Rispondi alle mie domande. O chiamerò la polizia. Questa dannata stalker. Ah, è per quello che l'ho lasciata. Mi stalkerava ovunque e non mi puliva neanche i panni. Perché sei così arrabbiato? È per caso per il numero che sto utilizzando? Aspetta. 1064 Business Native Doctor. Aspetta, tu. Come lo sai dove vivo io? Perché non dovrei? Me l'hai detto tu? Te l'ho detto? Quando te l'ho detto? Ma proprio non ti ricordi di me? Ah, sì. Beh, ho una buona notizia e una brutta notizia. Quale vuoi sentire per prima? Non mi importa, dimmi e basta. È la mia ex, palese, è la mia ex. Armata di coltello che vuole ammazzarmi. Oh, che noia. Va bene. Beh, allora inizio con quella più brutta. 512 Alexandros Red. Tu sai dov'è quel posto, vero? Cosa? Quello è il... Quello è l'indirizzo di Yuna? Me l'ho detto, l'ha fatta fuori perché prima ha scritto al suo computer. Tu... Non può essere. Dai, di qualcosa. Signor... Chi è questo qua? Yuna? È ancora viva? Yuna, sei tu! Yuna! Signor, per favore, aiutami! Signor, perché è spagnola Yuna? Signor! Ah, quella trota! Quando ho detto che potevi dire aiuto? Mi dispiace! Per favore! Aiutatemi! Non voglio morire! Ah, tu non ascolti proprio! Nemmeno alla fine! Muori! Ha ammazzato la mia ragazza! No! No! Non farlo! Muori, 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 muori! Muori! Oh, aiuto! Fermati, fermati! È per quello l'ho lasciata! Lo sai? Lei non c'è più ora! Tu sei una psicopatica assassina! Idiota! Ma che parole! Non sono un po' troppo forti? Comunque dovresti darti una calmata adesso. Ora ti dirò la buona notizia. Non voglio sentirla, non mi frega niente ormai. Mi hai tolto tutto, non c'è una buona notizia. Verrò a casa tua ora. E perché questa dovrebbe essere una buona notizia? Tu credi che questa cosa mi faccia paura? Ma ti spacco di botte io ora. Oh, ho così tanta paura. Questa è una yandere, questa è una yandere. Non riuscirò nemmeno a sfiorarti, ho troppa paura. Ad ogni modo, rilassati. Le cose non andranno meglio se ti arrabbi. Tu hai un cervello malato. Tu credi che verrò disarmato davanti alla porta di casa? Guarda che non sono un idiota. Ho già preparato un po' di cose. Credo che a casa tua non ci sia la luce, giusto?
Ah, giusto. Controlla anche le maniglie della porta dopo. Cosa? Cosa ha fatto alle maniglie della mia porta? Tu, che diavolo sei? Perché stai facendo tutto questo a me e di una? Prova ad indovinare chi sono prima che arrivi da te. Sarà divertente. Proprio come le telenovelas del mistero. Maledetta. Ah, grazie per il complimento. Va bene, adesso verrò a casa tua. Come potrò farti fuori? Staccarti lo stomaco, farti a pezzi? Tagliarti a filetti piccoli lentamente? O sventrarti come lei? Maledetta. Ok, io non so ancora chi è, però io credo di sapere chi è. Credo sia la mia ex, dato che lui ne ha parlato all'inizio. Pazza scatenata. Ho bisogno di una mano. Ok, cercherò di farmi una ragione adesso. Cercherò di far qualcosa. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa possiamo fare. Controlliamo la maniglia. Cosa è successo? Mi ha chiuso dentro in casa per non farmi scappare. Ma perché non si apre? Non può essere. Quindi è questo che ha fatto quella maniaca. Oh, mi sono inginocchiato per terra. Sì, la polizia. Devo chiamare la polizia. Il telefono ha funzionato, ha la sua batteria. Quindi andiamo dalla polizia e chiamiamo la polizia. Ok, prima che sia troppo tardi. Veloci, andiamo qui. Ok. Eh? Ma perché non funziona? Per favore, funziona e dai. Perché? Dannazione, ragazzi. Ci ha tolto tutto. Non funziona. Ha staccato i tralicci del telefono. Potrebbe essere la linea del telefono. È stata tagliata da fuori. Ma come? Com'è possibile? Controlla la maniglia della porta. Non può essere. Questo non è reale. Ma perché? Perché sta succedendo tutto questo? Perché a me? Perché? Adesso sento le voci nel cervello. Ragazzi, questa è la mia sanità mentale. Yuna, lei... lei è di fronte a me. Quella trota. Perché? Perché? Non sono riuscito a proteggerla. Non sono riuscito. Proprio di fronte a me. Uccisa con quel coltello. Solo perché mi ha incontrato. Per colpa mia. Perché? Perché? Come può essere? Io non voglio morire, perché me? Non potevo salvare Yuna! Ah! Calmati. Calmiamoci. Siamo ancora vivi. Ce la possiamo fare. Non impazzirmi. Rilassati. Va tutto bene. Ho ancora del tempo. Ok. Magari la mia ragazza è andata. Ma io sono ancora vivo. Posso ancora migliorare le cose. Posso ancora fare giustizia. Devo trovare un modo per scappare da quella maniaca. Ok. Ma chi è sta qua? Perché quel ragazzo... Non è un ragazzo. Sono sicuro che non è un ragazzo. Perché questo tizio mi sta facendo tutto questo? Ah, Melma. No. Devo essere freddo, specialmente in un periodo come questo. Sangue freddo. Ok, se il killer sa il mio numero di telefono, c'è una buona possibilità che il killer sia un mio conoscente. Eravamo in classe assieme? Colleghi? Cugini? Ah, cavolo! Non riesco a dirlo perché aveva la voce distorta. Ah, quindi non sapevo neanche se è una ragazza. Non so nemmeno come questo killer abbia bloccato la mia porta e il mio telefono. Un partner? Ah, non lo so. Devo muovermi. È molto meglio stare fermo a pensare. Devo trovare degli indizi su questo psicopatico. Ho un po' di tempo libero prima che questo maniaco ritorni. Devo trovare più informazioni che posso ed essere preparato. Devo trovare qualcosa per difendermi. Devo prepararmi per la peggiore situazione. Oh cavolo. Questo è tutto, ma... non riesco a vedere niente, è troppo buio. C'era una candela in casa mia per caso? Forse qua dentro, vediamo. Sì, ho trovato la candela, meno male che l'ho buttata via. Però non c'è nessun accendino. Devo trovare un modo per accenderla. Ah, cavolo, sta per arrivare. Le luci non funzionano, ovviamente. Ok, ora dobbiamo prepararci. Dai, prima accendiamo la candela. L'accendo qui, sul fornello, bene. È molto più luminoso ora qui. Non so quando ritornerà l'elettricità, ma adesso devo basarmi su questa. È qualcuno che è vicino a me. Devo partire dai miei compagni di classe. Magari c'ho l'album dei compagni. Ok, dal momento ora ho la mia stamina. Più ricerco, più si abbassa. Se vai in stanze buie, la tua sanità, quella verde, anche quella si abbassa. Non sbagliare. Devi trovare chi è il killer. Hai 8 minuti.
Ok, salviamo e andiamo, ragazzi. 8 minuti da ora. Dobbiamo trovare chi è. Dobbiamo sbrigarci. E dai, nel bagno c'è qualcosa? Forse posso trovare l'album nel bagno? Non credo. Secondo me è uno spreco di tempo guardare nel bagno. No, 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 no. Non devo sprecare la stamina. Devo andare nei luoghi giusti. Il mio album sarà sicuramente qua nei libri. Qua potrebbe essere un album. Controlliamo. Oppure nella libreria. Secondo me è nella libreria. Controlliamo. Vediamo se è qui. Vediamo se è qui l'album. Dai, deve essere qui, per forza. No, non era qui. Meno 7 di stamina. Allora sarà qui. Dai, controlliamo fra gli altri libri. Per forza sarà qui. Dai. Dove c'è il libro? Ah, ora che ci penso l'ho messo lì perché ero curioso dei miei compagni di classe. Volevo averlo a portata di mano. Può essere uno di loro? Ad ogni modo guardiamo. Yuno, Yun, Ayun. Sono tutti nomi coreani. Boem. Nessuno dei miei compagni di classe mi sembra sospetto. Yuna, Sung, Ti, Kyung. Non capisco. No, nessuno di loro potrebbe avercela con me. Avevo una buona relazione con tutti i miei compagni nella scuola. Quindi non sono loro. Potrebbe essere magari un mio compagno di classe. Nah, non penso. Nessuno vorrebbe fare così tanto perché gli ho rubato delle patatine alle elementari. E poi dovrei essere io quello arrabbiato dato che sono stato bullizzato. Quindi credo che i miei compagni di classe siano innocenti. Non vedo niente di sospetto. Quindi potrebbe essere... Non lo so, ragazzi. Amici. Colleghi. Secondo me amici. No, io non ho amici. Dai, calmati. Ho perso sanità. Allora, colleghi di lavoro. Sì, certo. Il killer conosce Yuna, quindi deve essere un mio collega. I numeri di telefono dei miei colleghi. Ah, questa roba non va bene. Non riesco ad usare il mio telefono perché è rotto. C'è un notebook dove ho scritto tutti i numeri. Beh, ragazzi. Allora, dove l'ho messo? E adesso devo cercarlo. Forse è qui. Qua mi sembra un luogo da notebook, no? No, non è qui. Sotto il letto? Dite che è sotto il letto? Non credo. Magari... Controlliamo in altre stanze e vediamo un po' se riusciamo a trovarlo velocemente. Stare qua mi recupera sanità benissimo, però non abbiamo tanto tempo. Nell'armadio? Possiamo guardare nel guardaroba? Di nuovo? Ma non credo, ho già guardato per la candela. Però guardiamo, magari è qui. Ok, l'ho trovato! Che sedere! Mi ha tolto di 7 di stamina. Tanto tempo fa, quando ero nuovo nella compagnia... Ho dovuto memorizzarmi tutti i nomi dei miei capi e i miei colleghi di lavoro. Che tempi duri. Ad ogni modo, controlliamo un attimo. Colleghi. Pagine dei colleghi. Ah, ecco qui. Kangu. Questo ragazzo aveva detto delle brutte parole sul nostro capo quando era ubriaco. E dopodiché è stato licenziato. Yunatech. È stato promosso alcuni mesi fa. Quindi è da 3 mesi che non ci parliamo. Kyuchang. Questo ragazzo non parlava molto. Credo che avesse il broncio contro di me. No, non credo che avesse il broncio contro di me. Yuna. Ah, i feels. Yuna. Tutto per colpa mia. Se non fosse stato per me, saresti felice ora. Mi dispiace tanto. Non pensavo che ci saremmo lasciati in questo modo. Ah. Aspetta. Lasciati. Lasciati. No, non può essere. No, non può essere. Ma anche se... No. Te l'ho detto, è la tua ex. Sì, ha un sacco di motivi, certo. Chi è? Chi è sta qua? Non so, proviamo a dire... Kyuchang? Kyuchang è un nome da killer. No, no. Non c'è... Non è Kyuchang. Soyoung. Sì. L'unica. L'unica che potrebbe fare cose da pazza è lei. La mia vecchia ragazza dell'università. Soyoung. Sì. Ok, il puzzle è completo. Quel modo di parlare. Quella invidia. Una che era sempre arrabbiata con me. Lei, è lei, è lei, è lei. E quindi che possiamo fare? Ma perché? Ma santo cielo. Perché deve essere proprio lei? Non importa, adesso abbiamo... Oh, oh. Ah! Il telefono. Ma il telefono non era rotto, l'ha riattaccato. È tornato. Dovrei rispondere, credo. Ma non so, io non voglio rispondere. Perdiamo tempo, abbiamo solo un minuto. Sì? Sono quasi arrivata. Puoi contare su di me? Allora, come va? Soyoung, sei tu. Oh, sgamata. Sgamata. Sì, caro. Sono io. Soyoung. Soyoung.
Ma che stai pensando? C'è una linea che non devi superare. Perché? Cosa? C'è qualcosa di sbagliato? Appena fatto a pezzi una ragazza. Tu lo sai che ti amo tanto? Lei è venuta su di te. Quell'immatura, infame trota, che cerca di rubarmi il mio amore. Tu sei troppo ossessionata. Stalkerarmi come se fosse la cosa giusta da fare. Mettere delle telecamere in casa mia. Costringermi ad amare. Memorizzare i miei tempi ad un livello disgustoso. Minacciarmi di uccidermi quando volevo lasciarti. Hai pure parlato male di me all'università. Che ero un tipo frivolo che andava ad un sacco di donne. Ma mi stai prendendo in giro? Io volevo solo che quelle brutte persone andassero via da te. Tu lo sai che dopo tutti pensavano male di me a causa delle cose che hai detto. Per causa tua tutti i miei amici mi hanno lasciato. E non è meglio ora? Cosa? Che cosa hai appena detto? Io non so perché questo sia sbagliato. Ti amo. Ti amo tanto. Voglio vedere tutto di te. Perché? Quindi l'ho fatto. Tu non sei sana. Devi andare al manicomio per forza. Avrei dovuto tirarti uno schiaffo quando hai detto che mi ami. Oh, amore, che parole dure. Ma chi parla così alla propria ragazza? Ma chi è la mia ragazza? Stai zitta! Ho fatto tutto per te, ma l'amore è inutile. Grazie. Cosa? Perché mi dici grazie adesso? Ho esitato all'inizio, ma ora ho deciso. Da oggi tu sarai la mia marionetta. Ti toglierò tutto e ti renderò vuoto. Così potrò abbracciarti ogni notte. Il mio piccolo angioletto che guarda solo me. Cioè vuole scuoiarmi, mi vuole impagliare. Mi vuole impagliare, no. Ah, fantastico, me lo immagino già. Feticista di marionette, pazza, per quello l'ho mollata e per altri mille motivi. Ma sei seria? Tutto ciò perché mi hai lasciata. Anche se io mi avvicino a te, tu te ne vai. Ma tu sei veramente al di là dell'insanità, tu sei proprio in un altro pianeta. Va bene, ho deciso. Sono stanca di viverti. Sarò qui presto. Molto presto. Diventerai il mio marito morto, solo per me. Cos'è? Non venire qui, pazzo padre retro! Sanità meno 9 dopo sta chiacchierata, ovviamente. Ma che schifo! Una marionetta? Svuotarmi? Ma che sta dicendo? È una pazza. È pazza di sicuro, pazza dalle gare. Devo trovare un'arma per difendermi. Se no morirò come una dannata mosca. Ok ragazzi, dove troverò la mia... Abbiamo un minuto ancora, aspetta che devo salvare. Per forza, fammi salvare. Ok, ok, allora troviamo un'arma. Allora, questi cosa sono? Ci sono cose in queste scatole per difendermi, vediamo. Dai, che nelle scatole si trova sempre qualcosa. No, niente. Però ho trovato qualcosa di utile. Dei sedativi che ridanno la sanità. Bene. Ok, qua c'è qualcosa? No. Nella lavanderia? Non credo che ci sia nella lavanderia. Però controlliamo. Magari nei miei panni sporchi c'è qualcosa. Abbiamo pochissimo tempo. Abbiamo solo 35 secondi. No, ho trovato qualcosa. Ho trovato un'altra barra di energia. Ok. No, ragazzi. Le cose non vanno bene. Devo sbrigarmi. Dimmi che nella vasca da bagno ho trovato qualcosa. 5 di stamina. Dai. No, ragazzi, non ce la faccio. Niente là dentro. Mannaggia. Sta arrivando. Sotto il letto. Dai, sotto il letto. No. Al computer. No, ragazzi, ho finito il tempo. No. Ti amo tanto, Yonkul. No, ti prego, non avvicinarti, maledetta. Guarda con che... Mamma mia, rapida indolore non credo. Rapida e basta, mia... Si è teletrasportata dietro di me, mia... Ok, a questo punto riprendiamo... Qua dentro c'è un mattone. Ok, ho trovato il mattone. Entra nella stanza e chiudi la porta. Devo trovare una chiave della stanza per chiudermi. Quindi devo trovare un'ultima cosa. Controlliamo se la chiave è qua dentro. Magari sotto il letto. È sempre sotto il letto la chiave, dai, è sempre. No, non è sotto il letto... Ma che ci fa una chiave qui? Ok, l'ho trovata. Va bene, posso chiudere una porta. Dopo che ho chiuso la porta, devo aspettare che la maniaca arrivi. Dai, chiudiamo la porta. Adesso devo aspettare. Ok, ho chiuso. Ragazzi, è arrivata. Ok, ciao, Suyung. Ciao, bellissima. Ciao, che bello. Sono innamorato pazzo.
Yonkul, non nasconderti, dai, non nasconderti, dai, esci fuori. Esci fuori, esci fuori. La porta si sta già rompendo. Magari se lo blocco con un po' di scatole potrò tenerla fuori, questa infame. Bene, bene. Dai, vieni fuori. Ah! Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. Che pazza scatenata. Ah, qualcuno mi aiuti. Ok. Yongul, che ha si è difeso da Seung, ha utilizzato le scatole. Ed è riuscito ad essere soccorso dalla polizia. Il caso è stato trasmesso in TV come la ragazza killer che soffriva di malattia mentale. Ed è stato anche detto che la sua vittima, Yuna, è stata trovata cadavere a casa sua. No! Però fino a... Bene, la legge è prevalsa. 15 anni di carcere a sta pazza. Su SNS è stato anche aperto un caso tipo per la morte di Yuna, una campagna di carità per la famiglia e la vittima, insomma. Però purtroppo non hanno raggiunto l'obiettivo della campagna. Il nostro protagonista invece è stato all'ospedale per un paio di mesi in riabilitazione mentale anche lui dopo... E dopodiché ha vissuto una vita felice, più o meno. Finale numero 2. Salvato da cose inutili. Però ci sono altri finali. Mi sto guardando da altri youtuber gli altri finali, dato che è molto lunga farli per conto mio. Stavo un po' guardando in giro e vedo che se ti chiudi in bagno invece che nell'altra stanza, perché puoi decidere dove chiuderti, e quindi in base a dove ti chiudi cambiano i finali. Sono quasi scivolato nel bagno. Lei adesso viene nel bagno, però scivola perché è bagnato per terra e quindi è praticamente morta scivolando. Lei, cavolo. Quindi praticamente lei è scivolata. Gli ho tirato il mattone in testa e poi è morta. E però purtroppo la corte comunque non l'ha considerata come autodifesa e mi hanno comunque dato 4 anni. Quindi questo è uno dei finali. Ok. Ok, un altro finale che ti chiudi in questa stanza e vuoi uscire dalla finestra. Quindi se ti chiudi in questa stanza ti vuoi buttare dalla finestra. E quindi ti butti, non so, dal quarto piano. Quindi Yeo-chul era disperato e si è buttato alla finestra. So-young l'ha cercato di seguire, però è stato arrestata dalla polizia. Ha sentito i rumori. Young si è rotto un po' di spine dorsali. Si è rotto la spina dorsale, però è stato salvato comunque. Ok, ok, ok. Sono tutti finali un po' così alla fine. Cioè che lui si salva o scappa o lei... Cioè in uno lei muore, comunque va bene. Ok. Dai, ci stava. Ci stava. È veramente una dinamica interessante, un po' macabro, però dai, è stato qualcosa, un bel RPG Maker, ecco, sui giochi che giochiamo. Quindi grazie per aver guardato questo video, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, scusate se non sono stato molto attivo, però avevo un po' i vicini di casa intorno e quindi mi sono un po' dovuto dare una calmata. Lasciami da solo, per favore, ora l'ho capita. Link in descrizione se volete vedervi gli altri finali da voi. Io però vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio. Ciao ragazzi!